Sergio Sabatini, Fisascat Cisl Umbria, qual è la situazione? La situazione è che sono 3 anni che questi lavoratori e lavoratrici sono senza contratto, contratto fermo dal 2021. Noi ora chiediamo alle parti datoriali una responsabilità seria, perché è il momento di assumersi la responsabilità di portare a conclusione questo contratto. Noi sul tavolo come organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL siamo stati propositivi, perché abbiamo messo sul tavolo una parte che riguarda sia un contributo economico, ma tutta quella parte normativa che si parla, dove si parla delle ferie, del diritto alla salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, dove si parla di assistenza sanitaria integrativa, e le aziende su questo non vogliono ascoltare. Il contratto non si rinnova solo in termini economici, ma anche in tutta quella parte che permette di condividere vita lavoro e vita privata, e soprattutto ridà dignità e rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici, considerando che in questo settore l'80% sono lavoratrici, è un settore che riguarda molte donne impiegate. Oggi qua che i motivi di questa protesta sono per agevolare un rinnovo del contratto che ormai è atteso da tre anni. ANIR e ANGEM, ANIR è l'associazione datoriale a cui fa riferimento anche Autentica, hanno diffidato le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali a proseguire il confronto, perché vogliono un contratto della ristorazione collettiva ex novo. Per noi è un atteggiamento soltanto strumentale, volto a ritardare il rinnovo del contratto, quindi questa protesta è affinché si diano risposte a queste lavoratrici, nella maggior parte dei casi part-time, nella maggior parte dei casi che lavorano in appalti anche complicati, a dare risposte a loro dal punto di vista dei salari, della retribuzione e dei diritti. I lavoratori della ristorazione sono dei lavoratori che fanno parecchi straordinari, è un lavoro molto pesante, i lavoratori si trovano spesso e volentieri a lavorare anche in condizioni sotto organico, e proprio per questo noi chiediamo un rinnovo del contratto nazionale che dia non soltanto un riscontro economico, ma anche dei riscontri anche normativi che possano permettere di migliorare le condizioni di questi lavoratori. La parte economica è importante, perché un adeguamento del salario permette di recuperare l'inflazione che si è fatta determinare per tutta una serie di motivi nel corso di questi ultimi anni, perché ricordiamoci che il contratto è scaduto nel 2021, però ecco, è importante per tutti i lavoratori avere delle coperture sia a livello normativo che a livello economico. Per questo chiediamo che facciano retromarcia le due aziende, le due associazioni datoriali che sono uscite dalla trattativa, che rientrino in modo di avere un contratto uniforme e ben definito per tutti i lavoratori.